Consulto con tre carte. Tutte le 36 carte vengono poste sul tavolo e ne scegliamo tre carte che ci attraggono. Questa. Poi ovviamente il mazzo si chiude e si decide se utilizzare la linea orizzontale, passato, presente e futuro, o la linea verticale, testa, cuore, pancia. In questo caso scelgo la linea orizzontale, quindi deciderai tu quale delle carte vorrai mettere in successione. In questo caso io ho scelto passato, presente, futuro. Comincio girando le carte. La prima cosa che vedo è che c'è una predominanza di frecce in alto, quindi vuol dire che molto spesso la parte mentale ha la supremazia rispetto alle altre due. La prima carta del passato dice: tu sei l'innovatore, scegli la via più breve per arrivare alla meta. E sebbene l'estro creativo ti assorba in larga misura, non tralasciare l'adempimento dei tuoi doveri quotidiani. In effetti questa carta è una carta della praticità, perché ha la freccia in basso, con la punta in basso, quindi parla alla pancia. E questo progetto che dice scegli la via più breve per arrivare alla meta è perché probabilmente in questo momento stai tergiversando o stai mettendo troppe cose fra te e la tua vita. Quindi la carta ti invita ad essere molto determinato e probabilmente la carta sottolinea che sei una persona creativa, per cui la fantasia è una tua caratteristica. Tuttavia, se vuoi arrivare alla meta, ti dice anche che devi assolutamente non tralasciare l'adempimento dei tuoi doveri quotidiani, ovvero devi scendere anche sul piano della praticità. Questo era il passato, questo era il tuo comportamento del passato ed è il comportamento che dovresti lasciar perdere. Nel presente ti dice: assicurati che corpo, mente e spirito siano sempre connessi con l'universo. Il messaggio è: cerca di instaurare relazioni affettive con persone indipendenti e dedicati con slancio a mantenere stabile il rapporto. Quindi, in questo caso, io la trasformerei in questo modo: se tu ascolti il tuo cuore saprà qual è la via migliore da prendere e la strategia migliore da mettere in campo. Per il futuro, la carta ti dice: supera il conformismo e amplia la visione della tua mente. La libertà di pensiero e la profondità interiore ti stimolano a ricercare l'unità degli intenti per il tuo bene e per quello degli altri. Quindi, in sintesi, vuol dire: apriti al nuovo, lasciati alle spalle le convenzioni che non ti servono più, lascia libero il tuo pensiero, perché solo così potrai fare il bene per te e per gli altri.